me, lo ripeto anche questa volta, io ho preparato questo corso come il materiale della biblioteca dove ci troviamo. Vi consiglio assolutamente, riguardo alla Madonna del Parto, questo libro dedicato interamente all'affresco, che non è scritto da uno storico dell'arte ma da un appassionato, ma ugualmente ho trovato molto interessante perché fa dei confronti iconografici ed è di lettura molto scorrevole. Un libro sulla miniatura, perché mai? Sulla miniatura in un corso che parla della luce. Sapete che si diceva, per miniare anche il manoscritto, illuminare il manoscritto. Non si sa se questo illuminare sia riferito al fatto che si passava la lume di rocca, quindi c'era questo procedimento, oppure se si tratta proprio di dorare il manoscritto e quindi di illuminarlo. In ogni caso, il libro è eccezionale e è una storia del manoscritto fino all'arte romanica. Mi è molto piaciuto. Il libro sulla vetrata di Enrico Castelnuovo, da cui ho tratto quella meravigliosa citazione e che mantiene questo profilo altissimo. E poi quello su Piero della Francesca, in particolare quello di Silvia Romokei, che insegna all'Università di Siena, è una bizantinista e dà una lettura, quasi romanzandola, della flagellazione di Piero della Francesca Urbino, che non ci aspetteremo, una lettura iconografica molto profonda e probabilmente veritiera, e che coinvolge anche l'Oriente e una crociata. Non vi dico altro perché sennò vi rovinerei la lettura. Vi ringrazio moltissimo della vostra pazienza, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo giovedì. Grazie.